Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Siamo in compagnia di Matteo Mancosu, bomber di questa squadra, no? L'anno scorso, se non sbaglio, sei stato il capocannoniere. Sì, l'anno scorso ho fatto più gol di tutti, quindi diciamo che ho vinto il capocannoniere, però l'importante era salire in Serie B, siamo riusciti, quindi merito di tutti, non solo mio sicuramente. Quest'anno però punti a riconfermarti anche in Serie B? Quest'anno sì, sarà difficile, un campionato che non conosciamo, almeno io personalmente e anche qualche mio compagno, quindi non vediamo l'ora di iniziare, sappiamo che sarà un campionato lungo, difficile, con squadre forti che sono attrezzate per fare un bel campionato. Noi faremo del nostro meglio e vediamo dove saremo a maggio. Parlavi di squadre che sono molto attrezzate, tra queste c'è sicuramente il Palermo con cui dovrete giocare un derby. Come la vedi questa sfida col Palermo? Secondo te sarà molto sentita anche a livello di pubblico e come, insomma, a livello di forze in campo, come ti sembra? Sicuramente sarà un derby sentitissimo, almeno da parte dei tifosi del Trapani e anche quelli del Palermo magari, però abituati ad altri palcoscenici almeno per 10 anni, quindi non hanno... Magari sento di meno questa sfida, però niente, dovremmo scendere in campo contro, vuol dire che meritiamo ora la stessa categoria, sicuramente loro hanno giocatori che scendono dall'A, noi saliamo dalla C, quindi ci incontriamo a metà strada. Naturalmente il nostro obiettivo è salvarsi, loro sicuramente qualcos'altro, vedremo il verdetto del campo, quello che dirà. Matteo, ma c'è qualcosa che scatta nella testa dei giocatori quando ti ritrovi di fronte a una corazzata? Perché poi si tratta di questo, come il Palermo, che ha anche Gattuso in panchina, quindi uno stimolo ancora in più. Beh, sicuramente. No? Io personalmente lo vedevo giocare fino a 2 o 3 anni fa dalla TV come tanti. Vederselo di fronte allenare una squadra sicuramente si fa dare qualcosa in più, perché è un grande conoscitore di calcio, uno che ha giocato tanti anni, non so quante presenze abbia in Serie A, quindi... Dobbiamo fare del nostro meglio e sarà un onore affrontarli e speriamo di batterli. Però. L'anno scorso il Trapani era un po' la squadra insieme a Lecce, la corazzata della Serie C, uno doveva vincerla a tutti i costi. Questa condizione di dover vincere per forza, come potrebbe essere anche quest'anno anche per il Palermo, può in qualche modo essere una zavorra difficile da gestire durante il campionato? Come la vivono i giocatori? Guarda, vincere un campionato non è mai facile, né dalla terza categoria alla Serie A, quindi sicuramente un po' di pressione in più c'è. Però basta che si amalgamano le giuste condizioni, pubblico, o giocatori, presidente, allenatore, tante cose che di solito le squadre fatte per vincere vincono, cioè poche sbagliano il campionato, quindi vedremo quest'anno come andrà. Hai parlato di tranquillità, si sa benissimo che a Palermo non si vive mai una situazione particolarmente tranquilla col presidente Zamparini, può essere un fattore che può comunque influenzare anche l'andamento del campionato, secondo te? Beh, sicuramente il presidente Zamparini, da quello che vedo io da fuori, è uno molto, molto estroverso, come si dice, uno istintivo, quindi quello che gli passa per la testa fa, e sicuramente non è molto, come si dice, per gli allenatori non è il massimo, ecco, non dà magari tanta tranquillità, però fino a 10 anni in Serie A c'è stato, sia con tutti gli allenatori che ha cambiato, però comunque quello che voleva ottenere l'ho ottenuto. Quindi l'anno scorso è andata male e vediamo se quest'anno riesce a risalire subito. E a livello di obiettivi personali, a quanto gol vuole arrivare quest'anno Mancoso? Ma guarda, non c'è un obiettivo, il più possibile. È un campionato appunto nuovo per me, mi troverò davanti grandi giocatori, grandi portieri, grandi stadi. Quindi quello che il massimo che posso fare farò, però non metto obiettivi. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.